verso il centro. Non ci sono posti assegnati, quindi come preferite. Magari dall'altra parte. Buon pomeriggio e benvenuti alla conferenza stampa di Palazzina LAF. Vi presento subito gli ospiti sul palco. Diodato, autore della canzone La mia terra. Maurizio Braucci, sceneggiatore. Vanessa Scalera, attrice, ovviamente protagonista. Abbiamo Giuseppe Palma, questo signore che vedete a fianco a Michele Riondino, che è un vero confinato, possiamo dire così, della Palazzina LAF. E Michele Riondino, regista, autore della sceneggiatura e attore, interprete ovviamente. Allora, vorrei risalutare anche in prima fila i produttori di Palomar, Rai Cinema e BIM, con Apulia Film Commission. E ricordarvi che il film sarà nelle sale con BIM il prossimo 30 novembre. Allora, immagino ci saranno tante domande da parte vostra. Vorrei cominciare con una domanda per Michele Riondino, chiedendogli, ecco, quando ha preso, sappiamo benissimo, non sarò certo io a ricordarvelo, dell'impegno di Michele in tutti questi anni per la questione tarantina, un impegno che ha preso tante forme molto diverse. Questo film è un po' un punto d'arrivo, una summa di tutto questo impegno, ma quando è stato il momento che hai preso coscienza dell'esistenza della Palazzina LAF e da quanti anni, come dire, mediti, progetti questo lavoro? I fatti della Palazzina LAF avvengono nel 97. Io nel 97 ero in procinto di lasciare Taranto per arrivare a Roma e intraprendere, cominciare il mio percorso, prima in accademia e poi tutto il resto. Quindi i fatti della Palazzina, legati alla Palazzina LAF, ho cominciato a conoscerli attraverso dei racconti fatti però da una parte, diciamo, che non era partecipe di questo grande avvenimento che si stava consumando all'interno dell'azienda. Bisogna dire una cosa: tutto quello che è successo, che succede all'interno dell'azienda, dell'ILVA, ex ILVA, oggi ArcelorMittal, ma tutto quello che succede all'interno delle aziende in generale in Italia non sono materiale di dominio pubblico. E quindi per conoscere i fatti che avvengono, le storie che avvengono all'interno di un'azienda, bisogna necessariamente ascoltare diversi punti di vista. Io non ho maturato negli anni l'idea di fare il film sulla Palazzina LAF, ma ho maturato negli anni l'idea, o mi sono chiesto come poter raccontare una storia che potesse raccontare la complessità della vertenza tarantina. E avrei potuto raccontare un film legato alle questioni ambientali, o legato a questioni più contemporanee. Ho invece creduto, e credo tutt'oggi, che sia necessario, per affrontare i temi di oggi, guardare alla genesi dei problemi. E i fatti della Palazzina LAF fanno parte di questa genesi. Io ho cominciato a sentire parlare della Palazzina LAF dai racconti fatti dagli operai. E i racconti fatti dagli operai vedevano, o volevano credere, alla collocazione di questi lavoratori lavativi che erano lì chiusi in questa struttura, che portavano a casa uno stipendio senza fare niente, ma che avrebbero meritato una punizione, ma che fosse stata una vera punizione, non quella. Perché, a detta degli operai, naturalmente lì dentro era un posto di privilegiati, sia perché all'interno c'erano alti quadri, quindi gente che dal punto di vista degli operai non si sporcavano le mani.
e sia perché anche diverse esperienze magari in reparto avrebbero potuto vedere il dirigente o l'alto quadro approfittarsi della posizione subalterna degli operai, no? Quindi io la prima volta che ho sentito parlare di questi confinati è stata da un punto di vista operaio, e quindi di gente che veramente che meritava una punizione esemplare. Poi sono andato a cercarmi questi lavoratori per sentire il punto di vista di chi stava dentro, e mi sono imbattuto prima in un libro di Claudio Virtù, confinato anche lui all'interno della Palazzina Laff, che nel 99, quindi molto fresco rispetto ai fatti successi, ha scritto questo libro completamente indipendente, ha stampato queste pochissime copie di questo libro raccontando i suoi fatti. E partendo da Claudio Virtù, poi mi sono imbattuto in diversi altri lavoratori, tra cui Giuseppe Palma, che mi hanno fornito diverse testimonianze. Questo film è sì un film politico, è sì un film ideologico, dico io, e anche di parte, se vogliamo, ma è un film che racconta fatti veri ed incredibili, perché le testimonianze che ho raccolto dai diretti testimoni, dai diretti interessati, fatti consumati all'interno e all'esterno di quella palazzina e all'interno del siderurgico in quegli anni, sono davvero incredibili. Si fa fatica a credere che siano potuti accadere. E quindi con Maurizio Braucci abbiamo dovuto necessariamente pensare a una cornice che potesse rendere credibili questi fatti, perché noi non ci siamo assolutamente inventati nulla in questa storia. L'unica invenzione, che poi spero Maurizio possa parlare e raccontarvi, è legata al protagonista. È forse l'unico elemento decontestualizzato e messo nel contesto della Palazzina Laff è Caterino, questo protagonista. No, il principio è stato quello di lavorare sull'elemento surreale della realtà, che per uno come me, che comunque la realtà in vari film l'ha raccontata, è stata anche la scoperta in questi film, che in effetti la realtà ha degli elementi di surrealtà che sono molto molto presenti, quindi quando diciamo realtà. E Michele è arrivato con una ricerca enorme fatta, in cui soprattutto i dettagli di questa dimensione erano molto interessanti per la trasposizione cinematografica. Il personaggio, bisogna pensare che questa definizione che Michele mi aveva appunto insegnato, questa del metal mezzadro o del turbo mezzadro, il fatto che sia stata fatta in quel luogo meraviglioso come Taranto, ma anche l'Ital Cider di Bagnoli, che appunto era un luogo incantato, anche l'Ital Cider poi Ilva di Taranto, si era innestata su una tradizione che poi era soprattutto di cultura contadina. Quindi Caterino ricalca in fondo questo ingresso all'interno della grande cultura industriale di quella che è una tradizione che era prima fortemente contadina, con delle grandi contraddizioni. Abbiamo pensato molto al protagonista di Cuore di cane di Bulgakov quando abbiamo creato il personaggio, perché dicevamo nel gergo dei sceneggiatori l'animale che rappresenta come mobbing o bossing, allora queste persone non avevano nemmeno cognizione di quello che stava accadendo, ma non soltanto serviva a trattenere e indebolire loro, ma anche da monito a tutti gli altri. Quindi dovete pensare che l'elemento della tortura psicologica serviva anche ad interdire tutti gli altri lavoratori o impiegati ad avere atteggiamenti che fossero non in linea con quella che era in effetti la scelta di una linea neoliberista, quindi di intensa produttività, fatta da poi Riva, che aveva ricevuto poi questa fabbrica per 4 soldi. Quindi l'idea è stata di lavorare su degli elementi di surrealtà, sul tema generale del reparto confino e su un personaggio che in qualche modo doveva essere, per questo citavamo Cuore di cane, qualcuno che in qualche modo viene visto come una spia, ma in fondo lui ha anche il desiderio di diventare parte di quel mondo. E questa contraddizione è anche la stessa contraddizione che è in quella cultura, che è appunto del turbo mezzadro, di colui che accede a questa cultura, diciamo, industriale, non avendo altra tradizione che quella contadina. Io credo che questo sia un film che rappresenti anche molto uno spirito un po' fascista del nostro paese, culturalmente fascista, perché
come dire, tengo famiglia, quel tirare a campare, quel chiudere gli occhi di fronte a delle situazioni, che rappresenta appunto quella dimensione con cui il nostro paese non ha mai fatto i conti, l'Italia non ha mai fatto i conti, perché il nome della famiglia, il familismo morale, eccetera, eccetera, ci si permette poi tutta una serie di soprusi verso altre persone deboli, pensiamo agli immigrati, eccetera, eccetera. E il caso della Palazzina Laff è stato il caso della creazione di un apartheid in cui queste persone venivano discriminate e servivano anche da monito a tutti gli altri. E i racconti, i dettagli fatti dalle persone sono stati preziosissimi, soprattutto dolorosi, devo dire, nel riviverli davanti appunto ai microfoni che gli avevamo appunto messo per registrare le loro voci. Vorrei fare una domanda a Michele Riondino riguardo alla scrittura, se hai trovato difficoltà a scrivere alcune parti. Grazie. Ma avendo accanto Maurizio Braucci, diciamo che no, le mie difficoltà, cioè questa domanda bisognerebbe farla a Maurizio Braucci, perché le mie difficoltà cercavo di farmele risolvere da lui. Sai, è stato difficile più che altro fare una selezione, perché abbiamo raccolto così tanto materiale che necessariamente dovevamo fare delle scelte. È stato complesso ma anche interessante cercare di svuotare di retorica la storia, ed è stato molto stimolante per me riuscire a inserire all'interno di una storia che racconta fatti accaduti tra il 97 e il 98, riuscire ad inserire elementi che potessero portarci ai giorni d'oggi. E quindi è stato interessante disseminare qua e là piccoli elementi durante tutto il film che potessero parlarci di che cosa poi avrebbe vissuto Taranto tanti anni dopo. E quindi faccio riferimento alla pecora che muore, che si accascia, chiaro riferimento all'abbattimento di 600 capi di bestiame che ha subito la stessa masseria dove Caterino vive e dove abbiamo girato il film, la masseria Fornaro, la scritta Ilva is a killer, che è naturalmente recente ma che abbiamo inserito, il fatto che il giudice fosse una donna quando in realtà il procuratore Sebastio ha, diciamo, si è occupato della questione dei fatti della Palazzina Laff, e il fatto che fosse una donna, il personaggio di Anna Ferruzzo, è un omaggio al giudice Todisco che ha sequestrato gli impianti nel 2012. Ecco, il film è pieno di questi piccoli segnali che io mi sono divertito, perché la parte difficile se ne occupava Maurizio. Allora, c'è un... Prego. Salve, Federico Mattioni, ODG Magazine. Riguardo questa surrealtà evidente, ci sono dei riferimenti palesi un po' al cinema di Petri, anche nella caratterizzazione dei personaggi. Appare subito, diciamo, evidente la classe operaia va in paradiso, però io ci ho visto molto anche del servilismo caratteristico del personaggio di Alberto Sordi in Il maestro di Vigevano, che è un altro film importante dello stesso regista. Ecco, quanto c'è di vero in questo, e in che modo avete lavorato con gli attori per costruire i caratteri affinché siano in parte funzionali un po' alla cronaca, ovviamente, ma anche a quel tipo di cinema lì? Grazie. Grazie per l'accostamento, innanzitutto, perché fin troppo generoso. La classe operaia, pane e cioccolata, compagni di Monicelli soprattutto, ma su tutti Fantozzi. Questi sono i riferimenti che ho utilizzato per disegnare i personaggi, per proporre agli attori un'idea di maschera che avevo in mente. E dico su tutti Fantozzi perché Fantozzi
è un personaggio che è venuto fuori sempre dallo scambio con Giuseppe, per esempio. È stato lui che ha fatto riferimento a Fantozzi per la prima volta, cioè ha descritto la sua esperienza di come è finito all'interno della Palazzina Laff, delle motivazioni che lo hanno portato all'interno a essere assegnato alla palazzina, a essere confinato all'interno della Palazzina Laff, e delle dinamiche che accadevano, dei fatti che accadevano all'interno della Palazzina Laff. È stato lui a fare riferimento a un Fantozzi che però non faceva più ridere. E questo è un aspetto che a me ha interessato moltissimo, perché il paradosso di certe storie, il paradosso di ridere di certe gag, era una chiave troppo interessante per lasciarsela scappare. Sarebbe stato fin troppo scontato, fin troppo retorico, fin troppo semplice raccontare questa storia con una chiave drammatica e quindi portarsi dietro la drammaticità dell'esperienza. E invece questo suggerimento di Fantozzi mi ha convinto a utilizzare invece delle maschere, e quindi a proporre a tutti gli altri attori, a Vanessa. Con Vanessa ero terribilmente in difficoltà quando gli ho parlato della signorina Silvani, però era un riferimento che per me era importante. Vanessa. Tu che riferimenti, a parte la signorina Silvani, ecco, tu certo non sei estranea alla vicenda dell'ex Ilva, è una storia che hai sentito sulla tua pelle, ecco, con sì, che... Sì, non sono estranea perché ho vissuto anch'io, sono andata via nel 96, un anno prima di Michele, vivo in un territorio, il Brindisino, e quindi a est c'è Cerano, a ovest c'è Taranto. Ho avuto, come dicevo prima, insomma, familiari e amici, mio nonno lavorava lì. Quando Michele mi ha, ed è giusto ribadirlo perché è la prima volta che io scelgo una storia in base ad altri parametri, e sono quelli etici. Io ho scelto di lavorare a questo film perché mi interessava la partecipazione, mi interessava partecipare, essere dei nostri, e quindi faccio un piccolo ruolo, ma ho avuto bisogno di raccontarlo, mi sento protagonista di questo film nonostante il piccolo ruolo. Michele ha fatto un bellissimo film, e quindi sono qui a festeggiare questo racconto, e basta. Poi appunto la signorina sì, ma noi ci siamo chiusi, abbiamo fatto una settimana credo di prove, due anche, io c'ero, ci sono stata, e noi veniamo da un territorio comune che è quello teatrale, e gli attori con cui abbiamo lavorato fanno teatro, e ci ha offerto la possibilità di metterci una maschera, e credo che insomma era la giusta soluzione per raccontare questa storia, e basta, io sono qui partecipo. Grazie. Anche da cittadina, dicevi. Sì, dicevo prima, cioè, la mia, quando ho detto la chiamata alle armi, io sto qua da cittadina, da cittadina, io sono felice di aver fatto questo film, necessario. Giuseppe, lei che appunto è stato protagonista di questa... vittima, più che protagonista, vittima, una delle vittime di questa vergogna... Quanto è importante per voi, a distanza di tanti anni, veder comunque raccontata questa storia che nessuno conosce, che almeno che non conosce in questi termini, con dei dettagli così precisi, con delle vicende così incredibili da sembrare inventate? Quanto è importante per lei aver rivissuto tutto questo attraverso il film? Sì, grazie per la domanda. Io sono Giuseppe Palma e sono
uno che all'epoca fui confinato anch'io nella palazzina LAF. Allora rispondo subito alla domanda. È importante per me, vissuto lì dentro, molto importante, perché poche persone sanno il perché siamo andati a finire in quella palazzina. Io, come tecnico altamente specializzato, che all'azienda ero sempre presente, e anche tanti altri miei colleghi, non ero unico. Ma molta gente non sa la verità, perché è andata a finire lì dentro. Se incontro qualcuno che magari mi conosce di vista o conosce gli altri di vista, magari dicono, no, quello lì è uno della palazzina LAF, chissà perché è andata a finire, dicono che non voleva lavorare. Questo è umiliato anche dalla gente, non solo dall'azienda, che abbiamo dato il sangue. Io in 30 anni di servizio ho fatto 2 mesi di malattie con 3 ricoveri, quindi togliamo i 3 ricoveri e vedete come io ero sempre presente, ma anche altri. Ora è importante che conoscete, perché bisogna stare attenti che queste cose non accadano più. Queste partono non a caso da parte di un'azienda, partono con il progetto di ottimizzare gli introiti, ok? E quello che è successo a noi era eliminare il sindacato, perché il sindacato, quando le cose non vanno bene, anche un incidente sul lavoro, il sindacato giustamente, secondo me, poi penso che anche secondo tutti, si deve ribellare e deve fare una protesta spronando l'azienda ad usare sicurezza maggiore affinché queste cose non succedano. Ora, quindi il sindacato sempre doveva intervenire e sempre interveniva, ma arriva a questo arriva non andava bene. Non andava bene, ha pensato di togliere di mezzo il sindacato. Così su ogni reparto c'era un caporeparto, un qualcuno che doveva trovare qualche persona da inviare alla palazzina LAF, ma questo che serviva, trovare un operaio e mandarlo alla palazzina LAF? Magari anche noi impiegati avremmo pensato, dico magari, ma non lo so se è così, ma hanno mandato un operaio che forse si assentava sempre, perché le voci te le fanno girare. E quindi, prendendo invece i tecnici, ogni reparto si sceglieva qualche tecnico, e il reparto dove stavo io, che era il cuore dello stabilimento, perché ai sistemi informativi ormai tutta era, la lavorazione era tutta online, bloccando i computer durante uno sciopero, è logico che blocchi tutto lo stabilimento, quindi non c'era bisogno di proclamare lo sciopero in tutto lo stabilimento, bastava proclamarlo nel nostro reparto. E quindi scioperando noi, non arrivavano le istruzioni di lavorazione su tutti i reparti. Ora, perché hanno scelto noi tecnici? Perché se fossero andati a finire lì dentro degli gente che magari è veramente era assenteista, non voleva lavorare, non si sarebbe meravigliato nessuno. Ma mandando gente come noi, il meglio della specializzazione dello stabilimento, tutti da quel momento in poi, cioè in pochi mesi, 2 o 3 mesi, si sono tutti piegati. E scusate il termine, da quel momento in poi, quando entravano in fabbrica, camminavano tutti piegati a 90 gradi. Avete capito che significa, no? Quindi con poche persone, 80 persone di noi, hanno addestrato 12-13 mila dipendenti immediatamente. Questo è stato lo scopo di Riva. Grazie Giuseppe. Io vorrei coinvolgere Diodato, perché la sua canzone non è, come dire, una canzone che accompagna i titoli come a volte accade nei film, ma è, come dire, fa parte del racconto, no? È parte integrante del racconto. Io ho visto che si è portato qualcosa, hai qualcosa dietro. Sì, sì, ho una, però non so se come. Sì, se vuoi. C'è la possibilità tecnica, però capiamo un attimo. Sì, ho la chitarra. Voleva accennare, no? Volevi. Sì, volevi, ma più cantare, che altro perché. Grazie. Non so bene come adesso. Perché se suono così non si sente. Sì. Dovrò fare una cosa. Male.
No, aspetta. Allora, volevo accennare un po'. Allora, io avrei partecipato a... Oh, grazie. Grazie mille. Lo mettiamo tipo qui in mezzo. Ok. Grazie. Avrei... Grazie. Partecipato alla opera prima di Michele... qualsiasi, cioè, non mi sarebbe neanche importato leggere la sceneggiatura, perché io e Michele siamo legati da molti anni e ho per lui una stima umana e artistica enorme, quindi gli avrei dato una mia canzone ad occhi chiusi, anche in qualche modo per tutto ciò che abbiamo vissuto in questi anni insieme, con l'esperienza dell'1 maggio di Taranto, perché siamo due tarantini che in qualche modo provano a raccontare, ad accendere delle luci sulle ombre, ma anche sulla bellezza della nostra terra. E devo dire che sono ancora più felice di far parte di questo film dopo averlo visto, compiuto, perché a mio avviso io amo il cinema, l'ho studiato e da un po' di anni in qualche modo lo frequento. Però è un'opera secondo me davvero sorprendente, cioè mi ha sorpreso perché io lo conosco molto bene, so quanto si accende ogni volta che parla della questione tarantina, ma qui c'è uno sguardo davvero importante, cioè, e non lo dico perché sto parlando di un amico, ma perché mi ha sorpreso leggere sì un richiamo a delle opere, a tutto ciò che insomma un uomo di cinema come lui sicuramente ha visto, ma c'è anche qualcosa di fresco, c'è qualcosa di spiazzante, e sono quindi davvero onorato di farne parte, e in qualche modo volevo che anche questa canzone fosse sì un canto d'amore per la nostra città, ma unisse degli sguardi un po' diversi. È una canzone che parte dal mito della fondazione di Taranto, che vi racconto molto brevemente. Falanto, che viene esiliato, cacciato con i parteni, i figli illegittimi di Sparta, da Sparta appunto, si rivolge all'oracolo e l'oracolo gli dice: troverai la tua terra quando vedrai piovere a ciel sereno. Lui parte con la sua compagna, con Etra, e il cui nome significa cielo sereno, e dopo mille vicissitudini, una sorta di odissea, arriva in questo porto di Saturo, il porto di Taranto, e si addormenta sulle gambe della moglie, la quale comincia a pensare a tutto ciò che hanno vissuto e comincia a piangere, e queste lacrime cadono sul volto di Falanto, che si risveglia e vede un cielo sereno, e quindi pensa: sta piovendo a ciel sereno, ho trovato la mia terra. Ai suoi desideri si mischiano in qualche modo quelli che sono i nostri desideri e i desideri di tutti i tarantini, e cioè di vedere una terra che è stata maltrattata e che noi anche colpevolmente non abbiamo difeso abbastanza, ma provare a vedere un futuro alternativo per quella terra e per la sua gente. Ora, è un brano che io canto molto in giù, stranamente, perché io di solito mi ammazzo ogni volta che canto, quindi non si sentirà nulla, mi dispiace che così dobbiate assistere a tutto ciò. Ve lo accenno, vi accenno. Pioggia, pioggia che cade, pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso e mi desta dal sogno, pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno, c'è un destino sognato, la mia terra ho trovato. Eppure
si è mai spezzato questo sogno fatato che ci tiene legati con tutto l'amore a una terra che non abbiamo difeso ed ora è un campo minato su cui crescono fiori bellissimi. Più o meno così. Grazie, grazie Antonio, e non potrebbe esserci modo migliore per concludere questa conferenza stampa. Grazie davvero, grazie. Grazie, grazie, grazie a voi. Sul cuore di questa città, in questo tempo ferito, da questo strazio infinito, c'è un casino esistenziale, chiuso dentro al Gulliver, ma oramai siamo tutti d'accordo, sia cosa normale. C'è una folla illegale di gente che si beve d'un sorso il presente e non sente gli odori, non sente ragioni, non crede più a niente. E chissà se nascono gli amori tra le bombe e i gin tonic o se lucidi aspettano arrivino tempi migliori. Ci vorrebbe un miracolo, ma non so proprio a chi chiederlo. Sto per naufragare, vienimi a salvare, vienici a salvare. Non so cosa pensare, che forma è pensare, è difficile quanto respirare, è più facile bere che in fondo al bicchiere c'è ancora chi trova da cantare. Siamo tutti calzini spaiati, bucati e bagnati, ma convinti che siano quegli altri poi ad essere sbagliati. Ci vorrebbe un miracolo, ma non so proprio a chi chiederlo. Sto per naufragare, vienimi a salvare, vienici a salvare. Ma rimanere lucidi in apnea si sa, non è cosa semplice se poi non trovi un complice con cui scambiarti ossigeno, aspettare la normalità.